Brennero rappresenta il 30% di tutto il traffico nord-sud nell'arco alpino, pari a circa 45 milioni di tonnellate nette all'anno. Ormai da diversi anni l'infrastruttura sta vivendo però una grave situazione di collasso con conseguenze negative anche sull'ambiente e sulla qualità di vita delle popolazioni coinvolte. La soluzione non può che essere quella di promuovere strumenti e azioni congiunte con l'obiettivo di spostare gran parte del trasporto merci dalla gomma alla rotaia, valorizzando le possibilità che la normativa europea già prevede. Italia, Austria e Germania devono lavorare insieme in stretta collaborazione con le istituzioni europee e con tutti i territori interessati. A tal fine le chiedo, signor Presidente, quali siano le iniziative che il Governo intende intraprendere per rispondere prontamente alla grave situazione che interessa il corridoio del Brennero e al fine di favorire una strategia condivisa a livello europeo e con l'attivo coinvolgimento dei territori interessati. Il Presidente del Consiglio, Professor Conte, risponde all'interrogazione illustrata. Signora Presidente, gentili senatrici e gentili senatori, rivolgo a voi tutti un cordiale saluto. Sono ben lieto di rispondere alle vostre interrogazioni in considerazione del potere ispettivo di controllo delle Camere sulle attività di governo e nel rispetto, ovviamente, un rispetto concreto del ruolo della centralità del Parlamento. Prima di rispondere a questo quesito, permettetemi di rivolgere un pensiero in quest'Aula ai due macchinisti, Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo. Sono rimasti vittime questa mattina del grave incidente avvenuto nell'Odigiano mentre svolgevano il proprio lavoro e quindi a nome del Governo, ma evidentemente l'unanimità dell'applauso coinvolge tutta l'Aula, esprimiamo quindi il cordoglio alle loro famiglie e gli auguri di pronta guarigione ai feriti. Un grazie a tutti i soccorritori, ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine, alla protezione civile, agli operatori sanitari. Sappiamo che gli inquirenti stanno... Sappiamo che gli inquirenti stanno facendo di tutto per che sia fatta presto luce su quanto accaduto. La sicurezza nei trasporti, delle nostre infrastrutture in generale, è un diritto dei cittadini che lo Stato deve garantire e che quindi anche per il Governo rappresenta la massima priorità. Vengo nello specifico all'interrogazione proposta dal Gruppo per le Autonomie, che ringrazio. Premetto che il Governo, attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, segue da tempo la problematica relativa ai divieti previsti per il traffico pesante nel territorio del Tirolo austriaco. L'Italia è fortemente impegnata nella promozione delle modalità di trasporto alternativo e per ridurre l'impatto ambientale, investendo notevoli risorse finanziarie per il rinnovo del parco veicolare, per il sostegno al trasporto combinato, per la costruzione delle infrastrutture necessarie, tra cui appunto il tunnel di base del Brennero. Da parte italiana sono aperti canali di dialogo e viene assicurata collaborazione alla Commissione europea, sia con interventi a livello politico che con varie riunioni a livello tecnico, con la partecipazione anche di Germania e di Austria, per verificare margini di intesa che consentano misure utili a intervenire sull'impatto ambientale in alternativa ai provvedimenti interdittivi dell'Austria. In particolare ricordo che il 2 dicembre 2019 la ministra De Micheli ha incontrato la commissaria europea dei trasporti consegnandole una nota formale per rappresentare la difficile situazione in cui versano gli operatori economici italiani in conseguenza delle decisioni assunte dal governo austriaco. Nell'occasione è stato ribadito che la Commissione europea dovrebbe pronunciarsi formalmente sulle misure restrittive austriache in quanto contrari ai principi cardine dell'Unione Europea sulla libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché in considerazione degli effetti distorsivi della concorrenza, con richiesta di valutare ogni possibile ulteriore azione qualora le stesse autorità intendessero comunque proseguire nei propri intenti. In attesa di questo pronunciamento, la ministra De Micheli ha in programma a breve un nuovo incontro con la commissaria Dina Vallean, la commissaria di riferimento,
E in ogni caso io stesso mi farò promotore di un incontro col premier austriaco per cercare di affrontare con dialogo costruttivo, secondo approccio costruttivo, questo problema. Grazie. Interviene in replica la senatrice Unterberger per 2 minuti. No, io ringrazio solo per la risposta. Il senatore Faraone illustra l'interrogazione numero 1352 concernente il reddito di cittadinanza e le misure del governo per favorire l'occupazione per 3 minuti. Sì, Presidente, questo è il contratto di Francesca Colavita, che è la ricercatrice dello Spallanzani che insieme alle sue colleghe Maria Rosaria Capobianco e Concetta Castilletti sono riuscite ad isolare il coronavirus prime in Europa. Francesca ha 31 anni e percepisce per un contratto a tempo determinato che scadrà nel novembre del 2021 16.762 euro lordi l'anno, circa 1.400 euro lordi il mese, 926 euro netti. Presidente, come saprà, ad oggi un cittadino che percepisce il reddito di cittadinanza può ricevere fino a circa 1.400 euro netti al mese. Quindi Francesca, ricercatrice dello Spallanzani, 926 euro netti al mese, il cittadino che sta a casa circa 1.400 euro. Francesca ha isolato il coronavirus. Nemmeno ha il tempo determinato colui che percepisce il reddito di cittadinanza, come Francesca, visto che il reddito lo percepisce fino a quando non risponde positivamente a una proposta di lavoro. E come noi sappiamo, purtroppo, non tante proposte di lavoro vengono ascoltate dai cittadini disoccupati. Addirittura l'ANPAL ci dice che solo il 3,6% di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza hanno trovato lavoro. Noi dobbiamo, Presidente, fare come bene sta facendo il nostro governo, sicuramente dobbiamo investire nella ricerca, la nomina del nuovo ministro, i 1.600 ricercatori che verranno assunti col proroga termini, i 200 milioni che ci siamo impegnati a investire per gli enti di ricerca, ma non crede che nel rispetto pieno di chi la misura del reddito di cittadinanza l'ha pensata e insieme a loro andrebbe rivista questa misura e andrebbe fatto un bilancio su quello che fino ad ora siamo riusciti a ottenere grazie a questo strumento? Non crede che sia saggio, così come è accaduto in passato, con REI, potenziamolo, mettiamogli più risorse, ma ripristiniamolo, col Jobs Act, con la NASPI, separare l'assistenza, gli interventi per l'assistenza e la povertà dagli interventi per il lavoro vero? Grazie. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, professor Conte, risponde all'interrogazione illustrata. In merito al quesito che è stato sollevato dagli onorevoli interroganti, che ringrazio, è opportuno ricordare che il reddito di cittadinanza, ai sensi del decreto legge numero 4 del 2019, è una misura volta a introdurre in Italia uno strumento universale di contrasto alla povertà, di sostegno all'inclusione sociale e alla formazione e di reinserimento al lavoro. È stato quindi concepito per espressa linea programmatica di politica economica e sociale come una misura di giustizia sociale e in parte ha potenziato anche la sfera di intervento del reddito di inclusione introdotto, come sapete, nel nostro ordinamento
ai sensi del decreto legislativo 147 del 2017, ha una duplice natura di sostegno al reddito e di strumento di politica attiva del lavoro. Ecco, questa duplice natura pone il reddito di cittadinanza in linea, lo sottolineo, in linea con le migliori pratiche di welfare già sperimentate in numerosi stati membri dell'Unione Europea, nonché con quanto anche auspicato dal pilastro europeo dei diritti sociali, che ricordo è stato sottoscritto nel 2017 dal Parlamento Europeo, dalla Commissione, dal Consiglio. Al riguardo rilevo che circa la metà dei nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti agli obblighi di attivazione viene indirizzato ai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla povertà al fine della definizione di un patto per l'inclusione sociale. Come ha affermato agli stessi interroganti, la misura è rivolta infatti a una platea vulnerabile, formata per la gran parte da persone da anni disoccupate, ovvero prive di specializzazione o di un'adeguata formazione. E vedete, l'efficacia complessiva di questa politica non può essere valutata soltanto in base alla percentuale di beneficiari che hanno trovato un'occupazione. Va esaminata. Va esaminata nel suo complesso, soprattutto con riguardo a profili, e sono sicuro che anche gli onorevoli interroganti sono molto sensibili su questo fronte, con riguardo al profilo per esempio della capacità di preservare i diritti essenziali, la dignità della persona e del suo nucleo familiare. Garantendo ai beneficiari non solo e soltanto un sostegno economico, ma anche un insieme di servizi di accompagnamento, di supporto per l'inclusione sociale e lavorativa, favorendo la capacità autonoma di contribuire alla propria comunità, impedendo la trasmissione intergenerazionale della povertà. E ho sempre detto che con questa misura noi di fatto attuiamo l'articolo 3, secondo comma della Costituzione, laddove la eguaglianza non viene intesa solo in modo formale, ma sostanziale, come cittadinanza attiva. Come risulta anche dalle evidenze internazionali riferite all'introduzione di misure analoghe, la valutazione di una misura complessa, molto complessa, quale il reddito di cittadinanza, che richiede proprio il riferimento alla componente di attivazione sociale e lavorativa, il rafforzamento anche di questi specifici servizi, non può essere effettuata, sarebbe veramente ragionevole, a meno di un anno dalla sua entrata in vigore, in quanto richiede un tempo congruo per poterne valutare con completezza l'efficacia. Quindi ci rendiamo perfettamente conto che la misura, non ancora a distanza di un anno, è stata implementata in tutto il suo potenziale. Resta fermo, in ogni caso, l'impegno determinato del Governo appunto ad attuare nella sua massima potenzialità il reddito di cittadinanza al fine di migliorarne la capacità di contrasto alla povertà e soprattutto di incentivare il reinserimento socio-economico nell'ambito della definizione dell'Agenda 2020-2023. Interviene in replica il senatore Faraone per 2 minuti. Sì, grazie Presidente. Naturalmente su molte cose da lei dette non siamo d'accordo, ma troveremo il modo per confrontarci, perché credo che questo governo e questa maggioranza questo debbano fare. Italia Viva è al fianco della meglio gioventù, dei talenti di questo Paese. Noi auspichiamo che il governo stesso abbia l'ambizione di investire su tutti loro e di investire sulle nuove generazioni. Io magari la Lega in questo caso non applaudirà, anche ironicamente come ha fatto poco fa, visto che un'altra misura che noi
contestiamo è quota 100, che è un'altra misura che ha investito più su chi una pensione l'aveva già e non sulle nuove generazioni che rischiano di avere una pensione da fame o di non averne proprio. Per cui, tra l'altro, una misura, questa di quota 100, che era stata pensata e c'era stato raccontato che per ognuno che sarebbe andato in pensione tre giovani sarebbero stati assunti. I numeri dicono l'esatto contrario, 10 vanno in pensione e 4 sono assunti. Per cui, Presidente, noi abbiamo il dovere, l'ha detto bene lei e io lo condivido, di rivedere queste misure, guardare bene le carte, studiare i numeri e vedere se c'è qualcosa da cambiare. Secondo noi c'è da cambiare, c'è da separare gli interventi sull'assistenza e sulla povertà che necessitano di investimenti forti in questo Paese dagli interventi di sostegno al lavoro. Sono due cose distinte. Fin quando continueremo a mischiarle faremo un torto a chi cerca lavoro e a chi è povero e ha bisogno di assistenza da parte dello Stato. Grazie. Il senatore La Russa illustra l'interrogazione numero 1353 concernente la candidatura del Ministro dell'Economia e delle Finanze alle prossime elezioni suppletive per la Camera dei Deputati. Grazie Presidente. Prima di illustrare brevemente l'interrogazione che insieme al collega Urso e agli altri colleghi del gruppo abbiamo presentato, saluto l'oratore che mi ha preceduto per questa polemica sul reddito di cittadinanza che vorremmo non solo nei momenti del question time ma nella vita di un governo. È difficile stare insieme in un governo e non essere d'accordo sulle cose principali. Comunque tant'è, ne prendiamo atto. Ma invece l'interrogazione, signor Presidente, parte dalla circostanza che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è candidato ormai ufficialmente, designato dall'intero centrosinistra per le suppletive del collegio uninominale di Roma 1. Il ministro lunedì 3 febbraio, già ufficialmente candidato, ha partecipato per 1 ora e 30 minuti ad un importante talk show su una rete nazionale. La stessa fortuna non hanno finora potuto avere Maurizio Leo, Rossella Rendine, Elisabetta Canitano, Marco Rizzo, Mario Adinolfi e Luca Lomuzio, che sono candidati nello stesso collegio. Lei sa meglio di me, perché è un giurista, che la nostra normativa, esattamente il decreto del Presidente della Repubblica numero 361 del 1967, dice che tutta una serie di figure debbono cessare delle loro funzioni almeno 180 giorni prima delle elezioni, 7 giorni se si tratta di elezioni anticipate dalla data in cui vengono indette queste elezioni. Non è elencato specificatamente il ministro, ma non si è mai verificato un caso di un ministro che si presenti a una suppletiva, semmai si presenta quando il governo ha compiti solo di ordinaria amministrazione, non quando ha nei prossimi giorni, mesi, settimane, per esempio il compito di fare 400 tra le più importanti nomine che ci sono. Ora io mi chiedo se il nostro ordinamento complessivo, che non sto qui a richiamare per brevità di tempo, ma che lei conosce molto meglio di me, prevede delle incompatibilità e delle ineleggibilità proprio per assicurare parità di condizione tra i candidati, se le sembra corretto che mentre queste elezioni corrono lei continui ad avere come ministro un candidato che approfitta, scelga lei il termine che preferisce, il proprio ruolo privilegiato nei confronti degli altri 6 candidati che non hanno questa fortuna, questa possibilità e putativamente questi stessi spazi elettorali. Ecco, vede, io credo che lei farebbe bene, ed è questa la nostra richiesta, a chiedere le dimissioni del ministro Gualtieri. L'avrebbe già dovuto. Concluda. O almeno ad assumere ad interim per il periodo delle elezioni elettorali quell'importante ruolo nel Dicastero. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Professor Conte, risponde all'interrogazione illustrata.
Ricordo che nel Collegio Roma 1 della Camera dei Deputati fu eletto l'allora Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, quindi la competizione elettorale, secondo la vigente legislazione, è necessaria per sostituire l'onorevole Gentiloni, che è stato nominato nel frattempo Commissario Europeo, assicurando peraltro in tale ruolo al massimo livello la presenza italiana nelle istituzioni europee. Per quanto riguarda la presunta ineleggibilità del Ministro Gualtieri, lei ha ricordato, diciamo, gli aspetti legali, li precisiamo. Nel nostro ordinamento le ipotesi di ineleggibilità sono evidentemente tassativamente previste. Sono previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, secondo cui è ineleggibile a parlamentare esclusivamente chi riveste la carica pubblica di deputato regionale o di consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco di comune, peraltro con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, capo o vice capo della polizia, ispettori generali di pubblica sicurezza, capi di gabinetto dei ministri, rappresentante del governo presso la regione autonoma della Sardegna, commissario dello Stato della regione siciliana, commissario del governo per le regioni a statuto ordinario, commissario del governo per la regione Friuli Venezia Giulia, presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, commissario del governo per le province di Trento e Bolzano, prefetto e coloro che fanno le veci nelle predette cariche, viceprefetti e funzionari di pubblica sicurezza. Ora appare evidente, scorrendo questo elenco, che non è contemplata nel modo più assoluto tra le ipotesi di ineleggibilità, di incandidabilità, quella della carica di ministro. Peraltro in passato, nelle diverse scadenze elettorali, i ministri, anche i presidenti del Consiglio, si sono sempre presentati alle elezioni svolgendo nei tempi, nei modi previsti, le rispettive campagne elettorali. Va altresì evidenziato che, sulla base di giurisprudenza costante, le disposizioni di legge che prevedono cause ostative alle cariche elettive, proprio perché comportano deroghe al diritto costituzionalmente garantito di elettorato passivo, lo ricordo, richiamato, sancito nell'articolo 51 della Costituzione, sono di stretta legalità, il che significa che non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica, nel modo più assoluto. Per quanto riguarda poi l'altro problema che gli interroganti pongono, e anche qui li ringrazio per questa precisazione, cioè quello della par condicio in campagna elettorale, essa è garantita, come sappiamo, dalla legge 28 del 2000, e questa legge affida all'autorità indipendente di settore, la GCOM, per quanto di competenza ai Corecom regionali, il compito di assicurare il rispetto dei principi di pluralismo, obiettività e correttezza dell'informazione. Nel caso di specie si tratta di elezioni supplettive nella circoscrizione di Lazio 1. Il monitoraggio quindi dell'informazione e della comunicazione da parte di società locali è svolto per conto di AGCOM dal Comitato regionale per le comunicazioni Corecom Lazio. In merito poi alla programmazione televisiva radiofonica nazionale, come sempre accaduto anche in casi analoghi in passato, sarà cura della GCOM, nella sua costante e doverosa attività di verifica svolta anche fuori dai periodi elettorali, valutare il corretto bilanciamento dei tempi dedicati alla presenza del Ministro dell'Economia, indispensabile per un'efficace comunicazione istituzionale dell'attività di governo, rispetto a quelli invece dedicati in qualità di soggetto politico che, come ho già detto, legittimamente partecipa a una competizione elettorale. Grazie. Interviene in replica il senatore La Russa per 2 minuti. Grazie. Che lunedì 3 febbraio abbia avuto però 1:20 e gli altri no, non è contestabile. Era forse il giorno in cui scattavano, non lo so, però intanto è partito con 1:20 di vantaggio. Però vede, Presidente, quando le risposte sono già predisposte e scritte,
C'è il rischio di non ascoltare o di non rispondere a quello che l'interrogante ha posto. Lo so bene che i ministri possono candidarsi a fine legislatura, quando esercitano solo una funzione di ordinaria amministrazione. Qui si tratta di una suppletiva e lei, leggendo, perché era già predisposta giustamente la risposta, ha elencato tutta una serie di figure che hanno meno potere di un ministro dell'economia. E attenzione, ridicola la cosa. Sa chi è vietato, l'ha detto lei, Sa a chi è vietato candidarsi? Al capo di gabinetto di Gualtieri. Il capo di gabinetto del ministro l'ha letto, io lo so, è vietato candidarsi. Quindi il suo capo gabinetto non si può candidare. Lui può andare un'ora e mezza in televisione, fare 400 nomine durante la campagna elettorale, e siccome formalmente è possibile, lei non sente il dovere, l'opportunità di sostituirlo dal ministero o di chiedergli le dimissioni. Ecco perché siamo pienamente insoddisfatti. Grazie. Prima di dare la parola alla senatrice De Petris, vorrei salutare gli studenti dell'Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco di Genova. La senatrice De Petris illustra l'interrogazione numero 1347 concernente le misure europee per favorire gli investimenti pubblici nell'ambito del Green New Deal. Sì, grazie Presidente. Presidente Conte, lei sa benissimo che nelle linee di intervento europee presentate tra l'altro a dicembre scorso, che nel bilancio italiano, sono previsti fondi per la realizzazione del Green New Deal. Quindi di un programma che per noi, come lei sa, è assolutamente prioritario e fondante questa maggioranza di governo, che accompagni la giusta transizione ecologica dei settori produttivi, l'utilizzo di energie rinnovabili, la creazione di milioni di posti di lavoro volti all'efficientamento energetico degli edifici, quelli pubblici, il sostegno alle politiche per una mobilità sostenibile, all'agricoltura sostenibile e biologica e all'economia circolare. Abbiamo davanti a noi l'appuntamento della COP26 e l'Italia è impegnata strenuamente nella preparazione, nella pre-COP, ma le risorse stanziate, che pure sono certamente indicano uno sforzo che fino ad oggi non si era mai visto, sono spalmate in tempi medio-lunghi e sono appena sufficienti ad iniziare la messa in opera di tale conversione ecologica, di tutti gli apparati produttivi e dei servizi. Il nostro stanziamento, che come lei sa ammonta fino al 2034 a 27,714 milioni, è un primo passo certamente per iniziare questa grande opera, questo grande programma. Per quanto concerne il bilancio europeo, i fondi anch'essi sono limitati e questo è da collegare anche alle ridotte dimensioni del medesimo. Per quanto concerne il bilancio italiano e più in generale quello degli Stati nazionali che compongono l'Unione Europea, tale limitatezza va, come lei sa, attribuita anche ai vincoli del patto di stabilità e crescita, che impediscono di tenere fuori dal computo di tali criteri le spese per gli investimenti verdi. A tale possibile regola d'oro verde si oppongono la Germania, alcuni paesi del nord Europa, nonché anche la stessa Presidente della Commissione Europea, non più tardi di qualche tempo fa, ha molto, diciamo, rallentato su questa ipotesi. Ieri è iniziata la discussione per rivedere le regole di bilancio in sede europea. E allora noi le chiediamo quali iniziative intende assumere il governo per ottenere in sede europea l'adozione, almeno iniziale, di tale regola, cioè della Golden Rule, per poter escludere dai calcoli per il rispetto dei criteri del patto di stabilità e crescita gli investimenti rivolti a proseguire le stesse politiche in difesa del clima che tra l'altro tutti quanti noi e anche i paesi, anche l'Unione Europea, hanno sottoscritto negli accordi di Parigi e nella COP del 2015. Grazie. Il Presidente Conte risponde all'interrogazione illustrata. In merito al quesito che è stato appena sollevato dagli onorevoli interroganti,
È opportuno ricordare che il fondo Green New Deal, finanziato per il periodo 2020-2023, ammonta a circa 4 miliardi di euro e può generare un impatto superiore sul reddito nazionale in virtù dell'effetto leva ottenuto grazie alle garanzie fornite su progetti di investimento green. Inoltre, la legge di bilancio ha stanziato su un arco temporale, questo più esteso, dal 2020 al 2034, un ammontare rilevante di risorse, in buona parte destinate a progetti di investimento collegati al tema della sostenibilità ambientale. In merito agli stanziamenti europei per lo European Green Deal, il 2 maggio 2018 la Commissione europea ha riservato, come è noto, ampio spazio ai temi della neutralità climatica e circolare nell'ambito della proposta del quadro finanziario pluriennale relativo al periodo 2021-2027. L'11 dicembre 2019 la Commissione poi ha adottato la comunicazione sullo European Green Deal, definendo il futuro piano di azione per la sua attuazione. Il 14 gennaio 2020 la Commissione ha pubblicato due documenti. In primo luogo la comunicazione sul Sustainable Europe Investment Plan, il piano di investimenti che nei prossimi 10 anni dovrebbe mobilitare fino a 1.000 miliardi di euro. E poi in secondo luogo la proposta di regolamento per istituire il Just Transition Fund, dotato di 7,5 miliardi di euro, in grado di mobilitarne fino a 100 miliardi nel periodo 2021-2027, il cui obiettivo è fornire un contributo addizionale al bilancio dell'Unione Europea per promuovere la transizione economica e sociale, in particolare nelle regioni più dipendenti da energie fossili, da produzioni industriali carbon intensive. Il Governo sta valutando la possibilità di utilizzare risorse provenienti dal Just Transition Fund, in particolare per il polo di Taranto. È stato oggetto anche di discussione dell'incontro avuto ieri l'altro tra me e la Presidente Ursula von der Leyen della Commissione. Ho trovato un'apertura, ovviamente, che poi andrà verificata in concreto, ma c'è stata una grande apertura. In merito al ruolo svolto dalla finanza pubblica nazionale, l'Italia si mostra aperta a sostenere in sede comunitaria soluzioni volte a definire un trattamento più favorevole degli investimenti, in particolare quelli collegati al Green New Deal e all'innovazione, pur nel quadro della sostenibilità della finanza pubblica. Segnalo poi che proprio ieri, coincidenza, 5 febbraio, è stata lanciata ufficialmente una procedura di consultazione pubblica sullo stato della governance economica europea e sul suo futuro. Entro la fine del 2020 la Commissione europea effettuerà una riflessione sul futuro e sulle possibili evoluzioni della governance economica a partire dalle opinioni e dalle proposte che saranno raccolte nella prima metà dell'anno. Questo processo potrà sicuramente rappresentare una occasione, confido proficua, per modificare le regole fiscali contenute nel patto di stabilità e crescita. E in tal senso l'Italia darà il suo contributo affinché le nuove regole, i nuovi criteri di interpretazione delle stesse siano in grado di favorire e promuovere gli investimenti verdi. Aggiungo che sempre l'altro giorno, ieri l'altro, con la commissaria Ursula von der Leyen, ho già anticipato quale potrà essere la linea di proposta dell'Italia, cioè di ragionare, se non la vogliamo chiamare una Golden Rule, chiamiamola Green Facility, per favorire gli investimenti verdi e quindi superare la rigidità attuale del patto di stabilità e crescita, che nella nostra prospettiva di governo dovrebbe diventare in modo più consono un patto di crescita e di stabilità. Interviene in replica la senatrice De Petris per 2 minuti. Sì, la ringrazio Presidente per la risposta e ovviamente noi confidiamo sul fatto che ci sia un impegno forte da parte di tutto il Governo. Devo dire anche le stesse dichiarazioni
ieri del commissario Gentiloni, insomma, ci confortano in questo senso, perché è assolutamente cruciale per il futuro del nostro paese, ma per l'Europa, non solo uscire dalla rigidità e dal periodo dell'austerity, ma farlo all'insegna del programma del Green New Deal, all'insegna di una politica che può finalmente diventare espansiva nel senso migliore del termine, dal punto di vista qualitativo, perché non solo noi dobbiamo affrontare l'emergenza climatica, ma noi dobbiamo appunto spingere per un modello di sviluppo diverso, quindi per una transizione che sia certamente giusta, come la definiamo, ma una transizione accelerata, quindi rivedendo gli obiettivi come l'Europa sta facendo anche per arrivare alla neutralità climatica rapidamente, quindi in tempo per il 2050, ma certamente questo dà una prospettiva di crescita, di costruzione vera di posti di lavoro, e quindi speriamo che la Golden Rule verde possa finalmente realizzarsi, perché fino ad oggi questo è stato un altro elemento di freno per quanto riguarda gli investimenti italiani. Grazie. Il senatore Verducci illustra l'interrogazione numero 1350 concernente le iniziative di potenziamento della ricerca scientifica in Italia per 3 minuti. Presidente, poniamo con forza a lei, al governo, la necessità di fare di diritto allo studio, università, ricerca il perno delle politiche per il nostro Paese, di avere azioni concrete, urgentissime, perché è dagli investimenti in ricerca che dipende il nostro futuro, se l'Italia vuole essere nei prossimi decenni un Paese capace di presidiare il fronte più avanzato delle tecnologie al tempo dei big data, dell'intelligenza artificiale, di una rivoluzione che sta trasformando modo di vivere, modo di lavorare, figure professionali, che sta riscrivendo i paradigmi della nostra società. Se l'Italia vuole essere capace di assicurare ai propri cittadini benessere diffuso, diritti, inclusione, redistribuzione di ricchezze, di opportunità, di potere, se l'Italia vuole essere riferimento in Europa e nel mondo per la qualità della sua democrazia e della sua economia, allora bisogna aprire il nostro sistema dell'università e della ricerca, perché oggi troppi ragazzi, Presidente, che vengono da condizioni di difficoltà non possono continuare a studiare, ed è una perdita enorme per il futuro del nostro Paese in termini di competitività e di diseguaglianze. Sono troppi pochi gli immatricolati, i laureati, i ricercatori, troppi pochi gli investimenti in innovazione e ricerca. Presidente, la Commissione Cultura del Senato sta portando avanti un'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca e sul precariato nella ricerca, perché i due fenomeni sono collegati, perché il precariato è nemico della ricerca, che ha bisogno di continuità e di autonomia, mentre il sistema attuale sfrutta un precariato strutturale, che è conseguenza di tagli finanziari e di norme sbagliate. E allora servono finanziamenti per nuovi reclutamenti e stabilizzazioni, e serve cambiare le norme. Abbiamo depositato qui dei disegni di legge appositi. Quelle norme oggi provocano l'espulsione del 90% dei ricercatori alla fine di un precariato lungo anche 12 anni. Eppure i nostri ricercatori sono un'eccellenza riconosciuta nel mondo, con un coefficiente di successo nel traino dei grandi progetti di ricerca che è tra i più alti in assoluto. Siamo tutti enormemente orgogliosi della dottoressa Capobianchi, della dottoressa Colavita, della dottoressa Castilletti, le ricercatrici dello Spallanzani che hanno isolato il coronavirus e nella guerra contro il tempo per debellare la pandemia hanno fatto sì che la ricerca italiana abbia un posto d'onore. E allora, Presidente, l'unico vero modo per dire loro grazie, per dire grazie a chi ogni giorno nei laboratori, spesso nel silenzio dei media, spesso nell'indifferenza della politica, lavora per fare più grande e più sicuro il nostro Paese, il modo vero per dire loro grazie è investire in ricerca, toglierli dal... Presidente, concludo. Non sprecare nessun talento, dare ad ognuno la possibilità di studiare, la possibilità di fare ricerca in Italia. Grazie Presidente. Il Presidente Conte risponde all'interrogazione illustrata.
Ringrazio i senatori interroganti anche perché con il loro quesito mi consentono di illustrare, sia pur brevemente, uno dei tratti che è sicuramente più qualificanti dell'attività che questo governo intende portare avanti. È forte, condivisa, infatti, la consapevolezza che il progresso morale, materiale, il futuro stesso dei nostri giovani, del nostro Paese, non possa più prescindere da un investimento che sia concreto, consistente e anche duraturo nelle linee di azione dell'università e della ricerca. In questo solco si muovono dunque le prime misure che sono state inserite nella legge di bilancio, citate all'interrogante, grazie alle quali si è voluto innanzitutto garantire nuove risorse, come sapete, per il diritto allo studio universitario, nonché per ampliare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici. Abbiamo, lo ricordo, avuto pochissimo tempo, poche settimane, per mettere a punto le misure inserite in legge di bilancio. Il rilancio della università, della ricerca, richiede una strategia articolata, ben strutturata. Francamente era difficile esprimerla in poche settimane. Ma siamo consapevoli che adesso è arrivato il momento per mettere a punto questa linea strategica di sviluppo e a conferma della forte volontà di investire stabilmente nel mondo dell'università e della ricerca, vi è stato un primo significativo segnale, se mi permettete, cioè quello di istituire uno specifico ministero al quale affidare la responsabilità di governare con assoluta dedizione le sfide che ci attendono in questi settori, oltre che in quello di pari eccellenza, non dimentichiamolo, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Questa peraltro è una scelta che credo tornerà molto utile e gioverà anche al mondo della scuola. Desidero in questa direzione poi segnalare già alcuni atti concreti che sono il frutto di questa nuova impostazione. Già in sede di conversione del decreto legge cosiddetto mille proroghe, il Governo ha presentato un piano straordinario per l'assunzione di 1.600 ricercatori, per la progressione di circa 1.000 aspiranti al ruolo di professori di seconda fascia. Quindi è un atto concreto, con un investimento anche importante, cioè giriamo intorno ai 100 milioni, soprattutto in questo momento in cui abbiamo appena completato le risorse che sono state ovviamente indicate in manovra economica, era un momento difficile, è un momento difficile. È, dicevo, una misura che costituisce un'opportunità immediata per le aspettative dei nostri migliori giovani, ai quali viene offerta quindi finalmente una seria alternativa per continuare a investire nella loro crescita professionale qui nel nostro Paese. Ovviamente questo intervento, che pure ritengo veramente rilevante e strategico, non potrà in alcun modo, lo voglio sottolineare con grande chiarezza, ritenersi sufficiente se non sarà accompagnato da misure cicliche e strutturali, cioè in grado di offrire uno stabile affidamento alle prospettive di crescita delle tante straordinarie persone che popolano le nostre università, alimentano la nostra ricerca, alcune le avete ricordate anche voi. È per questo motivo che tra gli obiettivi prioritari di questo governo rientra la volontà di avviare un piano pluriennale di reclutamento di circa 2.000 ricercatori all'anno per 5 anni. Richiamo, ripeto, l'attenzione sull'arco temporale, 5 anni, per consentire quindi alle università, agli enti di ricerca, perché sono coinvolti anche gli enti di ricerca, di poter programmare, se non altro nel medio termine. È importante infatti investire in ricerca e innovazione garantendo innanzitutto valorizzazione, stabilità, sicurezza economica a coloro che producono già oggi o comunque sono in grado di produrre già oggi le idee migliori per il nostro futuro. Grazie. Interviene in replica la senatrice Iori per 2 minuti. Grazie Presidente per la sua
risposta circostanziata e molto precisa che conferisce grande importanza alla ricerca non solo per gli aspetti scientifici, ma per lo sviluppo concreto di tutto il nostro Paese, quindi dal punto di vista non solo accademico, ma dal punto di vista economico, culturale, sociale. E in particolare sono soddisfatta per il preannuncio del numero elevato di ricercatori, i 1.600 e i 2.500 successivi, che corrispondono a quanto proposto proprio dal Partito Democratico. E quindi certamente i numeri non sono mai troppo elevati per la ricerca e quindi con noi continueremo a chiedere di aumentare ancora, ma credo che sia un primo importante, significativo passaggio. La ricerca è uno strumento fondamentale, è stato citato il lavoro fatto dalle ricercatrici per l'isolamento del coronavirus e quindi certamente nel nostro Paese è un punto di vanto, è un punto di eccellenza ed è su questo che credo che noi dovremo continuare a lavorare. Voglio auspicare che tutto questo avvenga in tempi brevi per impedire quanto prima la fuga dei cervelli, per interrompere la cosiddetta fuga dei cervelli e per riuscire a tenere nel nostro Paese le persone che noi abbiamo formato. Da ultimo vorrei sottolineare che non è soltanto una questione di numeri, ma vorrei sottolineare che è una questione, anche se dai numeri si parte ovviamente, ma vorrei sottolineare anche l'importanza di investire sui percorsi di ricerca, sugli strumenti di ricerca per rispondere alle sfide che ci aspettano nel futuro del nostro Paese e dello sviluppo del nostro Paese. Quindi competenze trasversali, competenze in grado di rispondere appunto ad una contaminazione tra i saperi piuttosto che ad una separazione, come purtroppo ancora avviene nelle nostre università. Grazie. Senatore Bagnai, illustra l'interrogazione numero 1349 concernente l'accesso ai documenti relativi ai lavori dell'Eurogruppo e dei vertici euro per 3 minuti. Grazie, signor Presidente. Signor Primo Ministro, in un poliziesco di fine anni Ottanta, un commissario, rivolgendosi all'ispettore che gli chiedeva come relazionarsi coi giornalisti desiderosi di informazione, sentenziava: «Trattali come i funghi». Alla perplessità dell'ispettore, il commissario specificava: «Tienili all'oscuro e coprili di letame». In economia di azienda questo principio di amministrazione si chiama mushroom management ed è il modo in cui i suoi plurimi governi hanno trattato questo Parlamento nel suo legittimo desiderio di essere informato su cosa accade colà dove si può. La risposta ricevuta è sempre stata un sostanziale e più non dimandare. L'interrogazione che le viene sottoposta quindi non verte solo su atti specifici del suo governo, sulle reticenze, sulle ambiguità che a nostro parere hanno viziato il negoziato sull'approfondimento dell'Unione Europea con la nota vicenda del MES, tali per cui, come ho già rilevato in aula, è letteralmente impossibile comprendere a quale stadio questo negoziato sia giunto. In particolare è impossibile capire se la cosiddetta logica di pacchetto sia stata rispettata o fosse solo un suo personale espediente dilatorio. L'interrogazione verte su una domanda fondamentale soprattutto: qual è il senso di appartenere all'Unione Europea? Come minimo riteniamo che questo senso dovrebbe essere quello di ottenere una maggiore, non una minore tutela dei nostri diritti di cittadinanza. Fra questi è basilare il diritto alla trasparenza, tutelato dall'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali, in diretta connessione con il diritto a una buona amministrazione, stabilito dall'articolo 41 della stessa Carta, che prevede fra l'altro l'obbligo dell'amministrazione di motivare le sue decisioni. Se ciò vale per ogni cittadino, riteniamo che ciò valga anche per i rappresentanti dei cittadini nel momento in cui desiderano, per rispetto del mandato da essi ricevuto dagli elettori, circostanza che nel suo caso non si è verificata, verificare che il mandato da essi conferito al governo sia stato rispettato.
A nostro avviso, a questa esigenza, che la legislazione nazionale tutela specificamente con l'articolo 4 della legge 234 del 2012, non può opporsi segretezza se non nelle circostanze specificamente normate dalla legislazione europea, quale ad esempio la confidenzialità di informazioni che possono influenzare i mercati. Contestiamo quindi la tesi sostenuta da ministri e funzionari dei suoi plurimi governi, secondo cui l'Eurogruppo opera sotto un vincolo di segretezza, sia legibus solutus, in particolare quando opera come co-legislatore, e le chiediamo cortesemente di fornirci le fonti del diritto che a suo avviso giustificano un simile abuso. Grazie. Il Presidente del Consiglio Conte risponde all'interrogazione illustrata. Con riguardo al tema della trasparenza e ai dubbi che sono stati avanzati attraverso questa interrogazione su vincoli di riservatezza, in primo luogo si ricorda che i lavori dell'Eurogruppo, come previsto dal protocollo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, costituiscono un incontro informale di ministri delle finanze degli Stati membri dell'area euro e che, secondo i suoi metodi di lavoro definiti nel 2008, i suoi lavori sono riservati. Pertanto non è possibile fornire al pubblico specifici resoconti verbali delle discussioni avvenute nel corso delle sue riunioni. Il regolamento europeo 1049 del 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, ripeto queste specifiche istituzioni, non è direttamente applicabile all'Eurogruppo. Ad ogni buon fine si rappresenta che gli esiti delle riunioni dell'Eurogruppo sono pubblici, SSI, e disponibili per la consultazione sul sito web del Consiglio dell'Unione Europea. Il riferimento agli esiti del citato dialogo con l'Ombudsman O'Reilly, è stata avviata una riflessione su una possibile revisione anche della politica di trasparenza dell'Eurogruppo, con l'obiettivo di raggiungere un bilanciamento ottimale tra le necessità di riservatezza e confidenzialità delle attività dell'Eurogruppo e invece la opposta necessità di informare il pubblico. A riguardo il documento dell'Eurogruppo European Transparency Policy Review and the Way Forward del 20 settembre 2019 cita alcune delle iniziative che l'Eurogruppo intende porre in atto proprio al fine di accrescere la propria trasparenza. Con riguardo al vincolo di riservatezza sui lavori dell'Eurosummit, si ricorda inoltre che, ai sensi delle norme per l'organizzazione delle attività dell'Eurosummit, le deliberazioni dei vertici sono coperte dal segreto professionale. Pertanto non è possibile fornire al pubblico resoconti né verbali dei lavori e delle discussioni delle riunioni dell'Eurosummit. In riferimento a quanto citato nella premessa dell'interrogazione, si rappresenta che nella lettera del Presidente dell'Eurogruppo Centeno al Presidente dell'Eurosummit Charles Michel, la lettera risale al 5 dicembre 2019, Centeno, quindi il primo, dichiara che sulla base dell'ampio accordo raggiunto nel giugno 2019 l'Eurogruppo ha continuato a lavorare sul pacchetto completo di riforme del Meccanismo Europeo di Stabilità, MES, sull'ulteriore rafforzamento dell'unione bancaria e sulle questioni in sospeso inerenti lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività per l'area euro. Con specifico riguardo al MES, in quell'occasione l'Eurogruppo ha raggiunto un accordo di massima, con riserva ovviamente di concludere poi le procedure nazionali, su un pacchetto di documenti correlato alla sua riforma. Riguardo agli altri aspetti inerenti l'approfondimento dell'Unione Economica e Monetaria e in particolare dell'Unione Bancaria, sono state evitate decisioni sulla modifica del trattamento prudenziale dei titoli di Stato detenuti dalle banche. Rispetto al Sistema Europeo di Assicurazione dei Depositi, ormai l'acronimo è famoso, EDIS, il negoziato è stato rilanciato e proseguirà nel corso dei prossimi mesi. Nonostante i già citati obblighi di riservatezza, comunque l'esito dello Eurosummit del 13 novembre 2019 è chiaramente desumibile
dallo statement pubblicato al termine del vertice. In tale statement non è citata alcuna finalizzazione del pacchetto di riforma del MES, bensì si legge che è stato dato mandato all'Eurogruppo di proseguire i lavori con riserva della conclusione delle procedure nazionali e di continuare a lavorare su tutti gli elementi inerenti l'ulteriore rafforzamento dell'unione bancaria su base consensuale. Tale esito, se mi permettete, per nulla scontato, costituisce, oltre che un indubbio successo, anche un punto di forza per l'Italia, si pone in coerenza con la logica di pacchetto affermata poi nella risoluzione parlamentare di maggioranza che è stata approvata l'11 dicembre 2019. Interviene in replica il senatore Bagnai per 2 minuti. Grazie, signor Primo Ministro. Io non so se lei abbia mai voluto essere un buon avvocato per il popolo italiano, ma sicuramente non è stato qui in quest'Aula, glielo dico, ciò che evidentemente desidera essere, cioè un buon avvocato del progetto europeo. La sua risposta è insoddisfacente e mette inutilmente in cattiva luce l'Unione Europea, che viene dipinta come un progetto politico in cui i destini delle persone sono affidati a un organismo informale, a 4 amici al bar. Lei potrà pensarla così, ma sa benissimo che non la pensano così le autorità europee, a partire dall'Ombudsman che lei ha citato, che già più volte si è trovata ad affrontare questo tema. I documenti dell'Eurogruppo sono documenti del Consiglio, come viene specificato anche nella risposta ricevuta dal dottor Grizzuti del quotidiano La Verità, quindi rientrano nel perimetro del regolamento 1049-2001. La stessa tesi viene sostenuta nella lettera che l'Ombudsman indirizza il 14 marzo 2016 al Presidente dell'Eurogruppo, dove si afferma inoltre che anche i documenti degli organi preparatori dell'Eurogruppo, quegli organi tecnici che ora si sono chiusi a riccio dopo che qui in quest'Aula abbiamo sollevato il caso del MES e che il Ministro Gualtieri chiamerebbe GSC, EFC, EPC, EWG, sono anch'essi soggetti allo stesso regolamento e quindi è richiesto per essi la trasparenza. Quindi ci dispiace, ma non credo che sia riuscito nel suo intento di nascondere il fatto che quella che lei ha definito logica di pacchetto in effetti si è dimostrata essere una logica, ahimè, di pacco. No. Sospendo l'aula.